Grazie Presidente. Qui siamo innanzi a un provvedimento dai nobili intenti, ma purtroppo, diciamo, dall'impianto non corretto. Allora, innanzitutto volevo dire che questa delibera era stata calendarizzata in Commissione Bilancio, non ha il parere della Commissione, spiego perché. Il 5 ottobre scusate, ma oggi vedo che col consigliere De Priamo abbiamo in comune la raucedine. Dunque, volevo dire che era stata calendarizzata il 5 ottobre 2018, quindi anche in anticipo rispetto a quella che poi è l'attività che viene fatta nella parte finale dell'anno sulle delibere propedeutiche al bilancio, fra queste quella della Tari, dove c'è la definizione della tariffa e nell'ambito della definizione della tariffa anche le eventuali esenzioni. Allora, in quella commissione fu invitato il consigliere De Priamo, che era il primo firmatario. Tra le altre cose, se non ricordo male, già il 5 ottobre non c'erano più rappresentanti, o meglio, il consigliere di Fratelli d'Italia, che era passato alla Lega, già non rappresentava più Fratelli d'Italia, quindi non c'era un componente di Fratelli d'Italia. Io invitai il consigliere De Priamo. Sì, l'avevo comunque invitato, e per, diciamo, cause che chiaramente imprescindibili non poté partecipare, e tolsi, non trattai per delicatezza nei confronti del proponente, non trattai in quella sede il provvedimento. Poi evidentemente non c'è stato più una proposta o la possibilità di trattarla in commissione, perché siamo entrati successivamente nella fase di bilancio, e oggi arriva in aula senza il parere della commissione, perché sennò ovviamente tutta una serie di osservazioni che vado a fare sarebbero emerse in quella sede. Allora, e perché parlavo di nobile intento? Perché è chiaro che agevolare certi tipi di attività non può che essere condivisibile, ma è sbagliato lo strumento per due motivi. Uno legato sostanzialmente alla costruzione della Tari, a come è fatta la tariffa, che rispetto all'erogazione di un servizio prevede, diciamo, la copertura dei costi, attribuendo a ogni soggetto una quota specifica, tenendo anche conto delle esenzioni che si vogliono inserire, cosa che è stata puntualmente fatta per alcune categorie. Il problema è che la Tari ha una sua configurazione e una sua quadratura, per cui se si va a diminuire l'importo per una categoria specifica, si devono trovare le coperture all'interno della stessa tariffa, attribuendo quel costo ad altre categorie. Questo è inevitabile. Quindi questo è un ragionamento per cui questo provvedimento richiederebbe uno studio preventivo sul come riconfigurare la tariffa, applicando delle detrazioni, riduzioni a una categoria piuttosto che a un'altra. Nell'ambito dello svolgimento delle attività istruttorie rispetto alla proposta di delibera, la delibera è stata sottoposta ai municipi. Scusate, 8 municipi hanno espresso un parere sulla delibera, la loro proposta. Di questi, 7 hanno espresso parere non favorevole senza motivazione. Il quarto municipio ha espresso parere non favorevole motivandolo con proprio la forma troppo generica e rivolta solo ad alcune categorie, ritenendone il carattere discriminatorio nel confronto di altre categorie in crisi. Anche gli uffici, pur dando parere favorevole, quindi sia gli uffici, il Dipartimento delle Risorse Economiche che la Ragioneria, hanno dato parere favorevole, ma ovviamente subordinato al reperimento delle risorse a copertura della detrazione. Noi riteniamo che ci siano molte categorie in crisi, e quindi sicuramente si può fare un ulteriore sforzo per andare nella configurazione della tariffa, che, ripeto, avviene con una delibera
specifica è quella sulla TARI, che è propedeutica al bilancio e che richiederebbe una rivisitazione della tariffa, una rivisitazione, una variazione del bilancio per la giusta posizione delle partite. Allora, su questo io ritengo che serva uno studio più generale e magari trovare altre soluzioni per agevolare chi oggi attraversa una difficoltà. Ripeto, la tariffa dei rifiuti non può essere uno strumento, se non uno strumento marginale, perché ci sono delle crisi profonde su determinati settori che ovviamente non riguardano banalmente il pagamento di un servizio che comunque viene offerto a tutti quanti coloro che operano nell'ambito della nostra città a diverso titolo, ma richiedono degli interventi che ovviamente coinvolgono anche altre strutture e altri livelli istituzionali per dare il supporto necessario per rilanciare determinate attività. Nell'ambito della cultura, direi che i primi interventi vanno proprio fatti nell'educazione dei nostri giovani e dei nostri ragazzi all'interno degli istituti scolastici o con percorsi ben più virtuosi di quello di una semplice riduzione. Non si curano le malattie gravi con le aspirine, per cui credo che questa sia una delibera dai contenuti assolutamente superficiali e quindi non, purtroppo non votabile in questo contesto e con questa modalità. Grazie.